Sassari è una città sicura? Io voglio ribadire non solo una mia sensazione, ma sulla base di dati reali che Sassari è una città sicura. Quali sono questi dati reali? Noi abbiamo fatto la domanda a seguito dell'accordo stipulato in prefettura sull'ordine della sicurezza un anno fa, una domanda al Ministero dell'Interno per ottenere un finanziamento per la videosorveglianza. Ebbene, nella graduatoria nazionale siamo capitati al 1800° posto. Siccome uno degli elementi determinanti per poter avere il finanziamento avere un indice di criminalità molto alto, è evidente che se lo stesso Ministero dell'Interno ci dice che il nostro indice di criminalità è basso, la città è sicura. Certo, questo non significa che non abbiamo bisogno di telecamere, ci mancherebbe altro, però per dire che sull'elemento sicurezza non posso essere smentito da chi che sia. Il fatto che è accaduto in via Rosello, che anche in questo caso si concentra in una situazione particolarissima, sono in corso delle indagini, quindi voglio dire non si tratta certamente di violenza urbana gratuita come può avvenire in altre città che non sto qui a citare ma che tutti noi conosciamo, è un caso molto particolare come lo è stato quello della sparatoria in via Turritana e sono tutti elementi che non hanno nulla a che fare con una paura che si vuole invece diffondere nel nostro territorio, non solo a Sassari, in tutta Italia, per creare una condizione di soggezione. L'Italia è libera, democratica, sicura e su questo un ministro dell'Interno come Salvini deve garantirla questa sicurezza e non indurre a paure che non esistono. Piuttosto chiederei al ministro Salvini, come a tutti gli altri che l'hanno preceduto, di essere ancora più incidenti nell'attività di repressione, di verifica degli attentati nei confronti degli amministratori, soprattutto nell'interno della nostra regione. Si tratta di una situazione alla quale va data risoluzione con impiego di forze, di mezzi e anche lì di videosorveglianza che consenta di reprimere e di trovare subito il responsabile.